Cari amici di Rado, bentornati sul canale. Oggi mattinata molto intensa, ho bisogno di radermi. Prima di qualsiasi altra cosa ho bisogno di radermi. Quindi ho deciso di utilizzare il nostro, tanto tolgo l'acqua in eccesso, il nostro Riva, marchiato Mirado di Rado. Un po' rumorosa forse questa sbarbata perché sono le finestre aperte perché fa caldo e i lavori, c'è chi sta sfrondando il giardino, c'è chi sta facendo altro, quindi la vita è così, insomma, è meno male. Il nostro pennello Riva, marchiato Mirado di Rado, il mio è un Manciuria, che andrà a gestire Zagara di Mondial. Zagara di Mondial, ragazzi miei, buonissimo, è buonissimo. Ma al di là di Zagara e del pennello, per carità, componenti fondamentali, ma oggi R41 con Shark Super Stylus, R41 a cui tolgo il manico. Avete già visto dalla copertina un suggerimento: userò questo manico, un calibro, vediamo se riesco a farvelo vedere, un calibro 300 Winchester, dovrebbe essere visibile così, con una barra di acciaio 306 o 316, non ricordo, ad opera di Domenico Dockintosh. Il grande Doc. Vado ad assemblare e vi mostro il rasoio nella sua interezza. Eccolo qui, il 300 Winchester con la testa di R41. La testa è, la filettatura interna di questa barra di acciaio è fatta in maniera tale da essere compatibile, quindi sarà compatibile con tutti tranne che col FATIP. La lunghezza del manico, smonto un attimo per fare un confronto, tanto poi dovrò metterci la lametta, per cui va smontata a prescindere. Il manico è pressappoco identico, vedete, in lunghezza pressappoco identico, il peso è leggermente inferiore, all'interno il bossolo è stato riempito con del materiale, credo epossidico, in maniera tale da dare maggior peso e quindi equipararsi pressappoco al manico originale. Naturalmente avrete notato sicuramente che l'innesco è stato disattivato, ok? È stato anzi attivato in maniera tale che ora non sia più attivo, quindi in tutta sicurezza, lucidato con il Seedol ma magistralmente, e quindi adesso ci carico dentro la lametta. Una bellissima sorpresa quella che mi ha fatto Domenico, perché noi siamo accomunati dalla passione per il fascino per tutto ciò che riguarda le armi e quanto di affascinante abbia il contesto bellico. Eccoci qua, compagni di squadra degli albori della nostra squadra di Soft Air, quindi insomma c'è veramente un forte legame. Allora, io faccio il prelievo qui del Mondial. Tra l'altro questa è la rasatura che ho, il setup, no? Di rasatura che ho scelto quando ho avuto quella comunione qualche domenica fa, la domenica del Giro d'Italia, quando il Giro d'Italia è passato da Pescara, tre domeniche fa, credo, qualcosa del genere, ed è stata la rasatura che ho deciso di utilizzare quel giorno, che è stata miracolosa, veramente miracolosa, è stata fantastica. Ho deciso oggi, insomma, di ripetere lo stesso set, di riproporre, anzi, lo stesso set. Barba di
5-6 giorni, non ricordo con esattezza. Non ricordo con esattezza, credo 5-6 giorni. Allora, io vado, eh. La barba è abbastanza lunga, quindi il taglio sarà molto agevole. Ho trovato questo pennello molto adatto al Mondial, nonostante sembra che inizialmente dia una resa poco corposa, ma è in grado di stenderlo in maniera ottimale, secondo me. Vuole acqua, e acqua gli diamo. E la cremina lucida non tarda ad arrivare. I Mondial sono ottimi prodotti, veramente ottimi. Mi piacciono. Fu Mauro Durante a farmi conoscere Mondial, perché lui ne è il rivenditore e 3 anni fa i miei colleghi andarono da lui per farsi consigliare un regalo di compleanno da farmi. Non so in che lingua sto parlando, eh. È italiano, boh. Quindi vi ho consigliato loro di acquistare il Mondial Bergamotto Neroli. Che mi avete visto utilizzare in video per diverse volte con estremo piacere. Poi tornai da lui per acquistare anche mandarino e spezie, che non uso da un po', e ora è arrivato anche Zagara. Che spettacolo! Allora, io direi di andare con Mule 300 Winchester a questo punto. R41 munizionato 300 Winchester con dentro una Shark Super Stylus. Vamos. E vediamo un po'. È meraviglioso. È uno spettacolo, è uno spettacolo.
Troppo divertente. Mazzo! Che arata! Un campo arato proprio. Allora, io andrei, non so voi, ma io andrei con il secondo giro. Questo è un passaggio più di rifinitura che di contropelo, anche se comunque io contropelo faccio. Però vi garantisco che il risultato è già veramente eccezionale. R41 con Shark, per quanto mi riguarda, questo fa. Un'insaponata molto leggera, c'è tanto prodotto nel ciuffo. Però posso garantirvi che rende agile il passaggio della Shark. Ed è questo che importa, no? Con quanti saponi facciamo la malta e poi si piantano? Poi invece hai prodotto che si comporta con discrezione, ma è efficace. Io so cosa state pensando. Riguardo al rasoio. Ma vi dico dopo che non è così.
Vi riaccolgo con il rutto del lavandino. Guardate che rasatura. Che rasatura perfetta. Per quanto mi riguarda, perfetta. Nulla da aggiungere. Cosa devo dire del rasoio? So già cosa magari a qualcuno è potuto venire in mente, cioè il fatto che un proiettile sia completamente liscio e quindi tendenzialmente scivoloso. Ora, io l'ho usato anche con le dita bagnate, perché comunque sciacqua le mani, prendi il pennello, insomma l'ambiente è umido, ma posso garantire che il grip c'è sufficientemente efficace affinché il rasoio non scivoli. È chiaro che poi io di mio ho l'abitudine di tenere la base del rasoio col mignolo, quindi non ho problemi di scivolamento verso il basso. Potrebbe essere una questione di rotazione, di rollio, no? Se vogliamo parlare in questo senso, magari fa un po' di rollio, ma no, non lo fa. Quindi, cos'è che ha reso l'esperienza d'utilizzo, per quanto mi riguarda, identica alla sua versione con manico originale? Il fatto che Domenico, nella realizzazione di questo custom, si è preoccupato della lunghezza e del peso. Quindi ha dato lo stesso feeling. È una mera questione estetica. Questo perché io non ho mai lamentato il fatto che il rasoio fosse troppo leggero, troppo pesante, troppo lungo o troppo corto. Forte di questo, il custom è avvenuto in maniera perfetta. Però è più figo. È fighissimo, veramente fighissimo. Sono molto contento di questa sorpresa che mi ha fatto Domenico e grazie ancora di cuore. Per quanto riguarda tutto il resto, io non ho altro da aggiungere. Ho utilizzato tutto il Mondial prelevato dal pennello, dalla prima all'ultima goccia, o meglio, tutto il Mondial sviluppato dal pennello, dalla prima all'ultima goccia, e di questo sono molto contento. Perché si ottimizza. Nonostante appunto nell'ultima, nell'insaponata di contropelo, sembrava ci fosse poco e nulla sul viso, io so che con R41 e Shark è sufficiente. Attenzione, so che con R41 e Shark è sufficiente. Questo perché è uno strumento equipaggiato con una lametta che insieme mi danno gran sicurezza, perché sono molto abituato a utilizzare in maniera innata questo tipo di strumento equipaggiato con quella lametta. Il manico, mi sono reso conto che dalle prime passate che la maneggevolezza non ne ha assolutamente inficiato, quindi mi sono fidato del montaggio, anche se un po' più lento in seconda passata. Magari questo montaggio con altri rasoi e altri strumenti mi avrebbe dato problemi, non lo so, ma così ok. Quindi a me piace poi identificare dei setup che poi nel loro insieme, quindi non prendendo i componenti singolarmente, ma nel loro insieme magari riescono a farmi già prevedere come andrà la rasatura. Questo set però mi va alla grande con la barba di qualche giorno in più. Più la barba è lunga, più questo set per me è perfetto. Conclusione con regalo speciale, amico speciale, dopo barba speciale, Floyd Blue, pennello speciale, tutto speciale oggi. Ah!
come sempre un po' appanna la vista, ma niente di che. Nebulizzatore vintage che è godurioso come pochi, e dopo barba che io spero di ritrovare sugli scaffali. Dai Ludovico Martelli, dai azienda, forza, mettiamoci al lavoro. Tanto ho visto una bella linea di prodotti Floyd da acqua e sapone, la tentazione era tanta, però ho detto no, ho troppa roba, e quindi nulla. Quando finirà il docciaschio magari lo proverò quello di Floyd, cioè sia agli agrumi che al vetiver, magari proverò uno o l'altro, visto che c'è anche la saponetta per il viso, insomma, ho visto che ci sono delle cose, o dei prodotti che sto utilizzando sono prodotti da supermercato. Quando quelli termineranno allora valuterò l'idea, per adesso non mi interessa. Tra l'altro il gel trasparente da rasatura non lo uso e quindi non mi incuriosisce affatto. Ma complimenti per questo rebranding, un po' per tutto per il fatto di aver estrapolato un po' Floyd dal mero dopo barba, ma aver fatto una bella linea. Mi fa piacere, quando vedo queste cose sono molto contento. Vabbè, piccola divagazione come al mio solito, io vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo alla prossima, come sempre. Ciao da Manuel e da Mirado di Rado.